conference con Yassine Vardere, direttore di The Voice of America. The Voice of America è la rete pubblica americana. Allora, Yassine Vardere è il signore con gli occhiali in prima fila, è il direttore di The Voice of America. Quelli che vedete alle sue spalle, la signora con lo hijab beige è l'attivista. L'attivista Shukri Hussain Varsame, lei è somala e in questo momento si trova a Nairobi con i suoi quattro figli. Vardere è stato appena nominato direttore di tutte le redazioni africane, coprendo tutta l'area del Corno d'Africa per The Voice of America. Hi all. Hello, hello. Nice to meet you. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Buongiorno a tutti e saluti a tutti. Io sono Shukri Said e adesso Marilu Mastro Giovanni e altri colleghi mi danno la parola per questo collegamento lungo atteso con Nairobi. Nairobi, noi siamo collegati con collega Yassine Issa Wardere, che è responsabile del Corno d'Africa. È un collega di lungo corso che 30 anni e oltre di carriera giornalistica. Il collega, siamo grati particolarmente per la sua dedizione alla famiglia di Shukri Hussain Varsame e suoi quattro figli, che sono una famiglia seviziata e maltrattata dei terroristi di Al-Shabaab. Questa famiglia ha perso due componenti: il marito medico, che è stato ucciso dentro il suo ospedale mentre che svolgeva il suo dovere di medico per la cura delle donne, dei bambini e i più deboli. I terroristi di Al-Shabaab non dediti al prossimo e alla cura laica e scientifica hanno voluto fare la guerra a questa famiglia e hanno ucciso il marito, successivamente il figlio primogenito, che adesso la madre il nome ce lo dirà, è stato ucciso in medesima maniera, perché essendo studiava e un pomeriggio lavorava in ospedale per dare una mano alla madre. La madre, ella stessa lavorava in un'agenzia umanitaria collegata in ospedale, facendo parte dell'ospedale che marito lavorava, e svolgeva mansioni tese verso aiuto donne e fanciulle, cura alle donne in difficoltà e i minori. E anche lei è stata perseguita da questa sua attitudine. Oggi noi, con lunga battaglia che abbiamo fatto con colleghi italiani di Giulia e Federazione Nazionale e Locale in Puglia, abbiamo combattuto questa battaglia e abbiamo portato via da Puntland il Golfo di Aden, dove che una regione autonoma che questa famiglia aveva benessere e lavoro, ma è stato impedito da questi terroristi che stanno devastando la popolazione somala. È stata migrata da lì, è scappata perché è stata minacciata lei e i suoi altri figli minori, che è venuta a Mogadiscio. Si nascondeva a Mogadiscio grazie a segnalazione di un parlamentare somalo, Abdi Shire Yarchel, e altri esponenti della società civile e attivisti ci hanno aiutato e è stato portato a Nairobi un anno fa, dove che noi il forum di Marilu Mastro Giovanni, che sta qui con me, è stato invitato. E questo invito non si è concretizzato. E noi non ci siamo dati, i giornalisti e le donne e la società civile italiana non si è data per vinta. È un secondo momento, adesso stiamo cercando di collegarsi per mettere in contatto questa famiglia alla società civile italiana. Ma una persona che particolarmente noi ci sentiamo in debito è proprio il collega Yassine Issa Wardere, che ha
tenuto per un anno cura di questa famiglia, che per la prima volta l'abbiamo presentato noi perché lui non conosceva prima. Sin da questo momento lui, o i suoi studi di Voice of America, lui ha reso disponibile da stamattina a ricevere e collegare con noi, con lui e con questa famiglia. Allora noi vi diciamo benvenuti, benvenuto Yasin Isa Wardere, benvenuti Shukri Hussein Warsame e suoi quattro figli, e grazie. Thank you very much, Shukri and Marili and all the participants of this beautiful ceremony. We are very glad for your invitation. We are calling you from Nairobi. I'm representing Voice of America, and I've been working Radio Mogadishu more than 30 years. I'm very aware what's happening in the Horn of Africa about the insecurity, the freedom of communications, the arbitration is killing all the time journalists, and the less of freedom of communication. We have so many problems every day happening in Somalia as well as the Horn of Africa. We have reported, according to the latest report, more than 51 Somali journalists, including even some others arrested, were killed, and some of them even fled from their countries, because even the federal government of Somalia and even the federal states, they have no authority and the power to protect the journalists. So I'm very glad all of you here today, Meridian woman journalists here in Italy. We appreciate, and we would like this initiative to be continued. Thank you for all of you participating and looking what is happening here, including Shukri, Ariel, and Mario, and other people who invited us here. And we will continue supporting the women, because women in Africa are still undermined. They don't have right. There are the rape and perpetrations and intimidations are the order of the day, including Shukri. She lost her husband. Now the firstborn child, the terrorist group is killed in Bosaso, and she ran away from Somalia, and even is still hiding here in Kenya. She has no even place to protect. She doesn't have even the documentation to remain here. There is no legal document that Shukri and other people who are having the same problem to survive. So we would like really to appreciate an outcome of this conference, beautiful. We hope there will be some genuine, because it's 25th anniversary of the woman against what is happening in the world. So especially this side of the world, in Africa, Horn of Africa, is still women become very, very, very difficult situation, especially those widows like Shukri Warsame and other, they still have a problem. So all of you, we would like even kindly to appreciate what you have sent to us. If I check the people here, this guy is Abdullahi. He's an underage. I could not remember that when his father was killed. This one is the youngest one, Yasin. He's just 9 years or 10 years this year. He never remember atrocity when his father was killed. This is the Rueda, the old lady in the family. She's still remembering when the gunshot, her and her father and the immediate brother was also killed. This one is also the mother, Shukri. Which is up and down. She's surviving single-handedly. She has not even anyone who supported, unless you guys to support for humanitarian grounds. We need this woman to be supported. We will be in humanitarian areas, especially Horn of Africa. We have so many atrocities against these people. And I would like even to give the microphone now. Maybe Shukri Said will translate. We will give him atrocity, and she has to narrate. Shukri Hussein Warsame, how her husband was killed, how her child was killed, how she displaced from her job, and the intimidation that she has been practicing. Welcome to Shukri, and say something about here, please. Thank you for your listening. Grazie, grazie. Sono veramente molto grato per questa occasione di partecipare al vostro convegno. Vi parlo dalla sede di Voice of America, dove ogni giorno noi diamo, per quanto riguarda la regione di cui sono responsabile, il Corno d'Africa, conto di quello che succede da noi. Forse non si sa, ma sono 51 i giornalisti che hanno perso la vita ultimamente in questa zona.
E noi siamo a sostegno dei giornalisti, perché forse è una cosa che non è conosciuta da tutti, anche il governo federale da noi non ha i mezzi, probabilmente nemmeno la volontà per proteggere i nostri giornalisti. Quindi mi fa particolarmente molto piacere introdurre, cioè farvi mettere a vostra conoscenza quella che è la situazione qui, una situazione molto critica, specialmente per quanto riguarda le donne. Le donne in Africa sono in una situazione che li mette molto, che li espone moltissimo alle minacce, è una cosa che noi denunciamo sempre, una cosa che vale la pena di denunciare proprio quest'anno nel 25esimo anniversario della 20esima giornata internazionale. Sì, della istituzione della giornata internazionale della donna contro la violenza della donna. Io sono in compagnia di Shukri con tutta la sua famiglia, a cui io vorrò dare voce, e mi sono circondato anche da altre persone, non so se sono tutti figli di Shukri, sono i quattro figli di Shukri, anche loro sono stati fatti oggetto di intimidazione, uno di loro, piuttosto giovane, ha anche ricevuto, è stato ferito con un'arma da fuoco ed è morto. E io direi adesso a questo punto di dare la parola a Shukri perché ci possa parlare della sua esperienza. Shukri parlerà in somalo e io tradurrò in inglese. Va bene, allora a questo punto crediamo che l'intervento del collega Yassin di Voice of America è stato concluso, salve le domande che i colleghi vorranno sottoporre. E adesso dobbiamo sentire la signora, l'attivista Shukri Hussein Warsame, che è capo famiglia dopo la morte e uccisione del padre. Signora Hussein, ma lì un accento abbaio. Vi saluto tutti quanti e vi ringrazio. Mi fa onore particolare partecipare a un convegno in cui le donne attiviste e giornaliste italiane e non solo hanno organizzato in Italia. Mi fa piacere di partecipare. Aye, what marka marhaba in alhoga che le gogo isi duai marka roga shi. Somalia do dipan en muddo toban sana ki igu horeysay odagay en wuxuu aha dhaqtar caafimaadka hospital en ka shaqay boosaso en istal boosaso qaybtii wuxuu aha dhaqtar kalba waxana lagu digay oo loo diidayay inuu wax u qabto dalka iyo dad Mio marito, mio marito è stato assassinato mentre che stava svolgendo il suo dovere di medico alla sua comunità. È stato minacciato prima perché volevano impedire di curare agli altri. E lui, mio marito, ha risposto: non smetterò mai di curare perché io sono un medico. E deontologicamente contrario, il nostro prerogativo dei medici a smettere di curare agli altri. Io sono, questo è il mio lavoro e questo è quello che farò. Aye abba. Maya, odagaaga noowad, odagaaga arintiisa noowad, weli waa noowad daay, haye. Arintiisa odagii waan jabay markii dambe way dileen. Ee shaqadooda dilay argagixisada qolay dishay hal shabaab ay ahayd. Waan jabay maalintii dilay ilaa maanta aan ka soo qaxnay ee wada guriga iyaga iyo meesha aan ku nooleen.
hanjabaad weyn oo sabtay wiilkeygi iyo 19 sanadkii weynaa ay dileen dadii weyn oo sabtay tani dhowr jeer ay sidoo kale isku talab gareeyeen xaqqa biya hal qeyr dil marka dhibaatadii markeenu ku soo soo saqday ka sabay waxa naftaydi yaan ilmeygi wiyad magac soo badasho ukaadi allora shukri ukaadi allora loro quanto hanno eliminato il mio marito e non si sono accontentati solo di questo, perché volevano eliminare una cultura, la cultura laica e solidale. Allora, siccome io e mio figlio primogenito, che era allora minorenne, continuavamo a andare in questa direzione per non anche offuscare la memoria di mio marito. Abbiamo continuato, io mi sono fatto la forza, tremavo, mi sentivo senso di vuoto dentro, però l'anima e il cervello mi diceva di tenere duro e reagire per i miei figli, ma anche figli degli altri, e non solo, volevo anche continuare a dare la forza quello che noi credevamo, perché noi crediamo diritto alla cura, diritto alla solidarietà rispetto verso le donne e le fanciulle. Ai abai, no c'è. Marca è una yama di dentiati, vi sono gustate wilki, o shakar gelin, shakaya gelin, o aperta, e malti dambe, gorma, chi è la vita, anche sa, bisha afrat, e ne sette dedi, la vada sani tocca e cutili. Wiilkayga curadka maalintii wadada la dilay ilaa 2017-kan ka soo qaxay boosaaso way nagu socotay dhibaatada afligaadada taleefan joogta hanjabaad jeer xitamis ugu dilan dambeyn oo Ilaahay iga bixiyey marka dhibaato aad u fara badan ayaa soo tagay kiligayna ma ahay dumarka Soomaaliya horta yahay la qab lay la signora Hussein Warsame dice che loro e hanno continuato di minacciarci, ci minacciavano e noi continuavamo a fare la nostra resistenza. Poi minacciavano e hanno ucciso poi mio figlio grande un pomeriggio tardi, la sera verso alle 8. Mio figlio è finito il lavoro perché studiava la mattina e lavorava pomeriggio per darmi una mano. E lui è passato un bar, un bivito vicino a casa, si è seduto per prendersi un caffè e l'hanno sparato alle spalle, i reni qua seduto dietro, qua, le genti che lui non vedeva l'hanno dato una fucilata sullo stomaco. Mi hanno telefonato a casa dicendo che suo figlio è stato sparato. Io sono arrivato e mio figlio c'era ancora tutto stomaco fuori. Hai abba. Marka waxaan weyn in jiraan dumar iyo carruur wacyigelin hooyooyinka uur kale ilmaha sanadkii 2007 ku dhintay nafaqo darrada hooyooyinka dumarka jirdilyada ku sameeya gabdhaha lagu kufsado gudniinka soconiga wacyigelintii iyo hooshii imaamulkii aan waday lama rabo waxaan dad ka soo horjeeda oo argagixisa oon u ogoleen in aad horumar ama waddankaagii ama dadkaagii dalkaagii aad ku shaqaysid 77% waxa dhintay nafaqo darro hooyooyin kale sidoo kale umulisadoosa ma haystaan dhaqan ma haystaan wax xaquuqdu u dira oo xafiis caadi oo haystaan ma leh dhibaatooyin aad u badan iyo tixtiyaad badan ayaa soomaalida haysata dumarkii iyadii axmaalaysa shaqaynta iyadii ilmihii ninka dhinta ilmihii hantidii iyo wixii baa laga dhacaya gabadhintii aabeed intoo lama siinayo xaquuqii waxbarasho iyo tixgelin marka waxaan ka codsanaynaa in wax laga qabto gabdhaha soomaaliyeed soomaaliya sudaan dhibaatooyin badan afrika ku jira dhibaatadaas waxaan shirkan ka filaynaa in dhibaatada looga qabto dumarka shukri ukaadi vi confesso che è terribile tradurre questa cosa. È una sofferenza anche per chi ascolta. Allora, la signora ci sta dicendo che ci facevamo la forza,
e le donne avevano bisogno, i bambini avevano bisogno. C'è gente che non era in grado di capire, comprendere che cosa gli stava capitando, e chi aveva un minimo di coscienza era costretto a farsi la forza e aiutare gli altri. Nonostante questo, la mia famiglia ha perso due persone, il primogenito e mio marito, giovanissimi, perché noi non volevamo mollare. Dopodiché però le minacce si sono fatte fitte, le telefonate notturne, minacce verso i miei figli più, che mano a mano che crescevano, quello prossimo a quello è stato ucciso, veniva pedinato, perseguitato, ci facevano minacce notturne, pedinavano i ragazzi, era terribile. Allora io un bel giorno ho pensato che forse è ora di smetterla, perché avevo un dovere. Ho perso un marito e un figlio. Perderne degli altri minori, mettere ripentaglio per la loro vita, essendo io l'unico genitore responsabile, mi sembrava irresponsabile. E lì ho smesso di stare Butlan e Bosaso. Da lì noi siamo andati via e siamo 2017 andati verso a Mogadiscio. Parliamo adesso di Mogadiscio, vi confesso che è terribile. Abbaio Shukri, Hamar Markati Maden, no Gawaran Marka Hamar Marksat Butlan, Ugaso Takten Hamar Timaden, Nolosha Hamar and Nawahan Lasso Anna in at Mel Kola Kuhi Ranchirtino in at Kabihikirino o Noloshino Ayadu at Kate Beltas Nogawar. Ci devi raccontare che sappiamo che lei ha avuto una vita molto dura anche dopo che è stata trasferita da Butlan a Mogadiscio. Ci può dire qualcosa su questo? Su'aashi horan markii hore ku yidhi Mogadiscio way isla socdaan argagixisada haday Mogadiscio joogaan iyo haday Boosaaso joogaan sawiradaadii la soo dirayaa magacaagii la soo dirayaa taleefanka isticmaashaa la soo dirayaa waxaan sameynay magacyadii waan bedelnay guri baan lagu xiray guri baan waxaan ku xirnay muddo 7 bilood oo duumanaynay magacyadii iyo markaan isku shiiqay waxaan isticmaalayna dariska u soo baxayna magacyadii hooyadii baa aqoonsigeenni waan bedelnay dhibaatooyin badan ayaan nagala kulmay liisti way ogaadeen inaan Muqdisho ku dhuumanayno xaafad axmed jidi joogna waan ka soo wareegnay madiina waan soo wareegnay waan ka wareegnay haddana waa beri aan wareegnay hadba xaafadii aan markan 20 ciishameen ku qaya oo xaafad kale aan nalatinay nalu qarinay markay ogaadeen ay yidhaahdeen taleefantay soo teendeen meesha ku dhuumanaysiin waan ku waraynaa annagaana brofishinkani hoosheenaysaan kusoo qabatani naqaana waa nala soo qariyey xildhibaan cabdi shire ayaa nasoo waxeeyey waraaqihii wax noo sameeyey masaasa uga soo baxnay Nairobi imaatinkii aan okay allora io Wa intanan sheegaya u kaadi abbay. Allora siamo arrivati a Mogadiscio. Dopo che siamo arrivati a Mogadiscio e abbiamo provato di nasconderci, non avevamo niente a Mogadiscio e non avevamo nessuno, ma cercavamo di ci aiutavano alcuni attivisti, alcune persone che poi dopo cercavamo di nascondersi, una volta un quartiere a Mercedite, un'altra volta quartieri Matina, un'altra volta quartieri Guapperi, cercavo di nascondere la nostra identità e costruire un'altra identità per nascondersi, perché non era un'identità, perché un'identità è quella che ti permette di stare libera alla luce del sole, ma questa era un'identità per nascondersi. Ma loro trovavano nostre fotografie che si hanno preso, ci aiutavano, ci scoprivano, ci telefonavano, ci perseguivano. E allora anche lì Mogadiscio, nascosti sotto un scantinato senza identità e anche minacciati, mi sembrava impossibile. E da lì abbiamo trovato questo parlamentare Abdishire che ha raccolto la nostra denuncia
che poi quello che ci è pervenuto. Aye, se vaad u eedeen marka xamar markaad ka soo tagteen oo saas yeesheen oo aad Kenya aad timaadeen arrinteeda nooga waran. Adesso chiediamo trasferimento tra Mogadiscio e Kenya. Nolosha Kenyana waxa nolosha ega inay adag tahay oo ay faktikosa tahay. La vita di Kenya come è per voi? Kenya dertan nolosha dhu iska caadi een wixii aan ka baqaynay iyo telefoonadoodina way naga areen. Laakiin waddankaydii kuma noqon karno, waddankan sharci aan ku joogno ma hayno, ilmihii waxbarasho iyo mustaqbal ayay u baahan yihiin, ma hayna awood aan ku deganaan. Kenya waxaa ka dhisan qofka waa inuu sharci leeyahay, sharci Kenya ku joogno ma haysano, mid qaxooti ma haysano, mid shakiya ma haysano, qaala nagu filan oo ku deganaan oo mahooshan ku maarayn ma haysano. Waddankaygii dib uguma noqon karno oo haddaan dib ugu noqono anii caruurtayda halis ku jirna. Marka qaramada arrimaha madow iyo wax xuquuqda u tarbinta waxaan ka codsanaynaa dadka iyo dadka ila midkaayo dadkaayo dibaan in Afrika wax nooga qabto shirkan waa fiican oo dadka lagu garab qabto dadka cadiban oo dumarka u badan inuu ka soo baxaan rajaynayna. La signora Usain Warsame ha detto che noi siamo venuti qui in Kenya e non difficoltà sono molte. Grazie a dottor Yasin Isa Guardere che la sua solidarietà e la sua vicinanza. Non abbiamo quelle minacce dirette e le telefonate notturne che ci Al-Shabaab ci facevano, ma abbiamo il disagio e non abbiamo soggiorno qua, non abbiamo né un soggiorno per i rifugiati né un soggiorno per persone normali e non abbiamo la possibilità di stare qui in modo dignitoso. I figli hanno bisogno di formazione e istruzione. Io ringrazio tantissimo le donne e le giornaliste e giornalisti italiani che ci hanno invitato e ci hanno fatto la loro solidarietà. Però vi chiedo per cortesia di aiutarmi di trovare una protezione internazionale della Nazione Unite o dell'Unione Europea o dell'Italia. Faccio appello che qualcuno ci dia una possibilità di protezione per i miei figli e per me. Hai abbaio, abbelli wa gudbi, marka intas maxaad ku daraysaa oo aad ku soo diraysaa? Dumarka Soomaaliyeed abbiamo trasmesso adesso il suo appello. Che cosa altro lei può aggiungere? Adesso passo alla ideatrice del forum, Marilu Mastro Giovanni. Grazie Shukri Vardere, grazie di essere qui. Noi raccogliamo il vostro appello e con tutte le nostre forze lo illumineremo, porteremo avanti questa richiesta, questo appello, la faremo nostra e con tutti i mezzi che abbiamo cercheremo di esservi vicini. Io voglio chiedere, perché dobbiamo chiudere, dobbiamo andare avanti con i lavori del forum, voglio sentire la voce del bambino e della figlia e degli altri figli grandi di Shukri. Voglio chiedere se sono fieri della loro mamma, del loro papà, della loro mamma in questo momento e della sua forza e che cosa vogliono fare da grandi. Lo chiedo soprattutto al piccolo e alla ragazza. Un saluto a tutti. E la figlia di Hussein. Vi ringrazio tutti. Siamo molto fieri di nostra madre. È una donna forte, ha fatto tanto per noi e per la sua comunità e noi siamo orgogliosi di lei. Assalamu alaikum. Hai,
buongiorno, buongiorno. Vi saluto. Yasir. Magaa. Yasir. Come ti chiami? Yasir. Yasir. Yasir, Yasir. Ok, Yasir, hoyada ma ku faraxsantahay inta soo dhibo ay ka soo marday iyo waxa idin soo ay idin soo korisay. Siete contenti di vostra madre? Come lo ritenete? Come la mamma? Come una donna così socialmente impegnata? Ya? Yeah. Ah, va, ku faraxsanahay hooyaday kasto dana la soo martay. Ok, sono felice per mia madre e per i miei fratelli. E la nostra madre è un esempio per noi. Ok, grazie. Allora, Yasin, ci salutiamo. Anneghi Aduani si salanno. Marilu salan adigu, Yasin. Ti passo Marilu. Yasin adesso. Thank you, Marilu. Thank you. Grazie, Yasin. Grazie a te. Grazie mille a tutti. Grazie. Yasin, very questo. Bravo, bravo, congratulations, solidarity. I hope this conference will come out very concrete resolution which can help the women, children, and also the security of the journalists. Ok, grazie, grazie molto e spero che da questa conferenza venga fuori qualcosa di concreto in termini di solidarietà che e permetta anche ai giornalisti di lavorare in un clima di sicurezza. Grazie Yasin, grazie.